O so in assoluto lì. Il Friuli lì è la metiare. Quanche occhiali gli snestri stavielis, i nestri spais e le nestre int, o pensi che quel chi al sedi il luc pui biel dal mont. La che si incrosin tanti culturis e la che si fevele tanti slenghis originals. Ciò che vediamo intorno a noi nasce dall'evoluzione di elementi semplici, come la pietra, il legno, la terra e l'acqua, che talvolta sono sviluppati dalla natura con forme effimere e ardite in veri capolavori d'arte moderna, ripresi a volte nelle opere e nei motivi di grandi artisti contemporanei. Da milioni di anni il paesaggio cambia, si trasforma, plasmato dal caotico respiro della natura. Anche il paesaggio di questa regione non sfugge alla regola dell'evoluzione, che, come un vento dispettoso, scompiglia tutto ciò che è prevedibile. Anche l'acqua diventa un catalizzatore delle tante reazioni di un territorio che non è mai uguale a se stesso. Chi per la prima volta percorre le strade del Friuli Venezia Giulia resta affascinato dalle scenografie, plasmate dal tempo e dall'uomo, che si rincorrono in spazi ristretti e ben definiti, che esaltano forme e colori inaspettati. Trieste è da sola un palcoscenico di grande impatto emotivo, sospeso tra la terra e il mare. Nonostante il simbolo di Trieste sia l'alabarda, che è un simbolo aggressivo, i triestini sono gente molto coccola, simpatica, cordiale, e che piace l'ironia. C'è gente che vive in allegria, fa un bicer. Le nostre fortune è che abbiamo il mar vicino, siamo vicini a tanti popoli, tante culture, che ne dà un valore. Se vedi soprattutto quella asburgica che abbiamo in tanti palazzi, in tante piazze che se vedi a Trieste. Mutevoli sono le architetture di questa città, così come sono profondamente diversi i suoi abitanti e le loro culture. Il fascino dei retaggi di una storia nobile e mercantile si fondono con l'inebriante profumo del mare. Il mar per noi è una grande ricchezza, arriva navi, parti navi, grandi, piccole, non importa, della nostra vita, della nostra filosofia, della nostra ricchezza. Appena fuori città, la natura regala panorami di rara suggestione, in cui il mare detta le regole sotto le abbaglianti pietre del Carso, che costituiscono la tessitura di queste immagini forti e potenti in cui si mescolano i contrasti più arditi. Non c'è posto al mondo dove che i colori dell'autunno, il più bello da vedere, è in Carso. E il Carso è bello anche non solo in autunno, in tutte le stagioni. Le foglie del sommaco, agli inizi di novembre, si accendono di un marasma di colori indimenticabili, che tinteggia ogni piccolo anfratto tra muretti a secco e piccole radure prative,
fino alla foce del Timavo, che emerge sul mare dopo il suo infernale percorso sotterraneo. Adesso siamo nella Bisiacaria, la zona che va dal fiume Timavo e il Lisonzo, una zona che è stata sempre nei secoli una terra di passaggio. La zona è abbastanza piatta e la va dalle pendici del Carso fino alla bellissima zona alla foce dell'Isonzo. Dove il fiume incontra il mare, i suoni dell'uomo si spengono in un silenzio che accentua la solitudine, l'isolamento e la vastità di questi luoghi. L'atmosfera ovattata è rotta soltanto dalla voce della bora. Qui gli spazi sembrano dilatarsi all'infinito, fino a confondere la percezione delle distanze. Lisons, qua finisce il suo lungo viaggio scominciato in Slovenia e si butta al mar. Dove che si butta nel mar, c'è un posto meraviglioso, una natura stupenda, piena di bestie, di usei migratori. Si può vederli in qualsiasi momento dell'anno, in qualsiasi stagione, godere della loro bellezza. Anche se siamo in campagna, messo in campi in pianura, i panorami sono unici e eleganti. La laguna genera un arcaico senso di quiete, dove tutto è apparentemente immobile. In realtà, la laguna è un mondo dinamico e romantico, in cui l'acqua segue i ritmi della luna in un debole sottofondo sonoro, prodotto dalle impercettibili onde che disegnano eleganti arabeschi tra i casoni immersi nei canneti solleticati dal vento. Il ponte, come un lungo cordone ombelicale, collega Grado alla terraferma, un'isola insolita di pescatori che non si raggiunge più come un tempo soltanto via mare. Panni stesi in balia del maestrale, vicoli compressi, muri scrostati dalla salsedine e il perenne profumo del mare, l'acre odore delle alghe che si abbandonano al sole. Alboreto de Gravo, che è unico al mondo, nasce dal pescaor che torna a casa e non può portarsi via il pesce fresco, deve portarsi via il pesce toccato. Per cui alboreto viene fatto con tre pesci diversi, indifferente quai, purché sia grassi. Questo è il spettacolo de Gravo. Via tutto lo stesso, butta dentro il pesce perché non si buttava via niente. E dopo fa, porca miseria, una schissata di vino, porca miseria, il vino bisogna andare in asedo. E te butti dentro quel, porca miseria, l'asedo fa stringere il pesce, no? E là si è nato il boretto, proprio per sbaglio. Il cuore di Grado pulsa anche in laguna, che si tinge nelle ultime luci del giorno e nei meravigliosi tramonti invernali, con evanescenti riflessi e sfumature rossastre incomparabili. La laguna è un ambiente delicato che vive del suo equilibrio naturale. Qua è tutto in armonia, l'uomo, i pesci e la vegetazione. Qua l'acqua è poco profonda, quando c'è la bassa marea si può arrivare a Barbana camminando.
quasi pieno di canali, isolotti e casoni. Aquileia è un bel paese, perché i romans che sono passati ne lasciano una bellissima testimonianza. Aquileia romana è un patrimonio universale di storia riconosciuta in tutto il mondo. Che il poco che si viota a voi è una minima parte di quel che le inciamò di scuviarsi e che le sottiara. Dove la laguna lascia il posto alla piatta dimensione della campagna, tra Lignano e le foci dell'Isonzo, i casolari sparsi, le coltivazioni agricole e una rada vegetazione segnano e interrompono la monotonia dell'orizzonte. La bassa la zona di Aquileia che viene argilli forti, se viene ben i rossi, per l'occa, per le franche e le fosche. Il mondo dei campi inizia a ridosso del mare. La gestione della terra è un'arte complessa di sistemazione idraulica e di squadratura dei poderi, che ha interpretato il paesaggio nel rispetto della tradizione e della millenaria cultura agricola. Tra Lignano e Grado, il litorale nasconde tra gli isolotti della laguna il centro storico di Marano. Lingua, cultura e architettura di questi luoghi sono retaggi della Serenissima. Da qui una colorata flotta di pescherecci raggiunge ogni giorno il mare aperto per una delle sue più note attività. L'assetto primitivo del territorio della Bassa, fatto di alberature, boschi planiziali e ombrose capezzagne, ha lasciato spazio all'orzo, al frumento, al mais, alla soia, che sono i veri protagonisti del paesaggio di oggi. E chi ha le mie campagne sicuramente sarà le mie vette, sempre state le mie vette. Le blave,
Hai sì una cultura estensiva, ma fa dal paesaggio un paesaggio ordinato. L'architettura dei borghi rurali si esprime a strassoldo in una scenografia di grande rigore e in un'atmosfera che evoca la vita di campagna del passato. Strade silenziose, giardini, corti e mulini si ergono sulla pianta circolare del Medioevo, tra due castelli ben distinti. Chichi è una delle tante olis delle basse furlane. Le olis sono pozzi di aghe formati naturalmente, quanto le risultive alle alte. Sono come delle sabbie mobili. È possibile risanarli con dei fascinosi di pol che non va, che a contatto con le aghe non va mai freddo. I colori della campagna di bassa pianura sono spesso in simbiosi con gli arabeschi che le nuvole disegnano sullo sfondo di campiture floreali o di addomesticate coltivazioni segnate dai motivi geometrici dell'agronomia. Palmegnove è una delle poche fortezze restate incontaminate. Chichi è una città che ha una grandissima storia e si vive soprattutto dai suoi bastioni. La cinquecentesca piazza poligonale di Palmanova, vista dall'alto, è straordinariamente perfetta. Una fortezza unica nel suo genere, che oggi vive una vita borghese tra le ampie quinte della sua enorme piazza grande. Ogni piccolo paese del Friuli custodisce piccoli frammenti di storia, palazzi nobiliari, antichi borghi, chiese riccamente affrescate. Non sono solo le opere d'arte, però, ad accarezzare la sensibilità del visitatore. Il lento fluire dei fiumi di Risorgiva accendono meraviglia e stupore, primo fra tutti il Varmo, che riaffiora magicamente dal ventre della terra. Si chatin dalla zona dal territorio dal Varmo, un paese che le conosciuto per so Risorgivis e per i Champs di Blave. E l'aghe che alimenta i fossai della nostra zona ha permesso la sopravvivenza di tante forme di vita. L'aghe canas a si può viodi dalle bufoluttis di aia che venne in su sul pel da laghe.
Le trasparenze di queste acque purissime sono incredibili. Fanno da specchio in ogni stagione ai colori sempre diversi della vegetazione. Emergono al centro della pianura dopo un lungo e tortuoso viaggio sotterraneo, entro un enorme materasso di ghiaie e di rocce. I dettagli della campagna, punteggiata da paesini rurali e da eleganti dimore dei secoli passati, concede allo sguardo piccoli spunti di interesse che si ravvivano nelle luci filtrate di un pioppeto, tra le fronde di un albero, tra le foglie del mais o in un canale colmo di acque silenziose. Il mais dei campi ha un profumo particolare, acre e dolciastro insieme. Si avverte quando la pioggia umidifica le foglie o quando la maturazione è imminente, soprattutto nell'aria fresca del mattino che pervade le ville padronali. Villa Manin sorprende. Il grandioso complesso monumentale del Cinquecento, rimaneggiato in diverse epoche fino all'attuale connotazione, è uno scrigno nascosto tra i vigneti e le coltivazioni di mais. L'immensa area a cui fanno corona le eleganti barchesse della villa si apre infatti come per magia in mezzo alle vecchie case coloniche del paese. Chi è Mortean? Non sei famoso, non mi parla blave, ma anche per il campanile che è il più alto d'Italia. Qui a Basilian le campagne erano state come cent'anni fa. Avin le boschette, avin i morars, avin i giavins, qui sono i pro e il quintri. Thank you.
come in campagna è stagione di grigiolò e di urticions. Come gli urticions, ne ottime gli erbe anche il confenon e la drigmat, clamat tarassico. L'atmosfera di Udine è quella tipica della provincia italiana, che a ben guardare non è poi così noiosa. È accogliente con queste sue note architettoniche veneziane, che rendono piazze e palazzi particolarmente affascinanti in un contesto a volte signorile e lezioso. La piazza più fotografata della città è considerata senza dubbio la più bella in Italia di stampo veneziano in terraferma. Anche Giovan Battista Tiepolo ha lasciato in questa città una grande eredità di cui gli udinesi vanno fieri. Udine custodisce piccoli tesori che vanno scoperti e assaporati lentamente. I portici, le chiese ricche di sconosciute opere d'arte, le osterie, l'insolito e panoramico Colle del Castello, i palazzi nobiliari, l'affascinante Piazza delle Erbe, la gente cordiale e ospitale, i retaggi di un mondo urbano che tradisce la cultura contadina. Sono questi gli ingredienti della vita semplice di questa città, ingredienti spesso contraddittori che fanno vivere insieme consuetudini e tradizioni con la modernità. Vivere Udine significa vivere un po' più lentamente rispetto ad altre città più convulse, con qualche spazio di tempo in più da dedicare a se stessi o agli amici. È la città stessa, la sua anima, la sua gente che impone i ritmi per una breve passeggiata tra i portici o per quattro chiacchiere nelle tante osterie del centro e in Piazza San Giacomo, un autentico salotto sotto le stelle. Nonostante la vorticosa spirale di tecnologia che imprime alle persone ritmi di vita insostenibili, c'è ancora qualcuno in città che sente di poter vivere senza l'assillo dei social network, confidando sulla conoscenza del proprio lavoro. Chi in Badasseria sono l'ultimo o fra gli ultimi contadini sono ormai restati in queste zone. Ormai le città si è impadronite, ha invadute tutte un po' le nostre campagne, anzi se continuiamo a fare agricolture innovative. Nonostante così a Udine, chi si fa un po' di tutto? Si produce blave, forment, guarding, soie, mediche, e ovin, facciamo una piccola salute e per completare ovin anche di gente dare ospitalità, offrire ospitalità in aziende agricole. Appena varcato il confine cittadino, le attività agricole e la tradizione del vino per uso familiare sono ancora vive. Anche il maiale entra nella grande tradizione della cucina friulana e diventa un irrinunciabile richiamo che si traduce nella preparazione delle tipiche specialità della nostra regione e in un meraviglioso momento di convivialità e di spensieratezza. Il Friuli ha sempre raggiunto l'eccellenza nella lavorazione del latte. I suoi formaggi nelle diverse varianti ne sono una conferma, così come le sue innumerevoli piccole latterie paesane che, ahimè,
stanno scomparendo assieme al tintinnio dei bidoni di alluminio e al rito quotidiano della raccolta del latte. La campagna qui è più intima e raccolta e il pensiero contadino è ancora più geloso delle proprie radici. Le coltivazioni seguono i confini dei fondi, in genere piccoli, in un tripudio di forme e di aree complicate, con andamenti spesso curvilini, ereditati forse da un'agricoltura povera ma intelligente. I minuscoli corsi d'acqua sopravvivono ancora e resistono alla sete dei terreni ghiaiosi. Sono ancora molti gli antichi mulini ad acqua perfettamente funzionanti che diffondono quel tipico rumore ritmico che a volte si somma al muggito dei bovini di qualche allevamento familiare. Per fare che il mister chi è un dome tante tante passioni. Una volta in Friul ero in tutti gli allevatori, ma come si restasse in posa. Da quel mistero che non sono feste, non le Natale, non le Pasche, non le prendalano. A me con le bestie mi piace creare un contatto fisico, un contatto tuo e alla di sei un proprio una roba che bisogna capirsi, perché dopo quando vieni da Urdalom. E sono bestie abitudinari, però quando ho visto che stanno ben loro, o sto ben anch'io. In primavera noi abbiamo su tanti sclopi perché calpassano tanto bene e noi facciamo tante ricette come minestre, risos, fertae e lo facciamo saltare anche adesso è un'erba che fa tanto bene. Qui in colline noi abbiamo tanti sclopi e io fin di piccola con tutte le mie agne che mi ha fatto conoscere anche le erbe che si mette dentro lui è sempre chiapazzo. Le colline ingentiliscono il paesaggio e restano incorniciate dai rilievi alpini che in ogni stagione presentano aspetti e colori sempre diversi. Il calore familiare resta legato ancora oggi alla tradizione della tavola, soprattutto nel mondo dei campi. Che custodisce dei valori assoluti, quasi scomparsi nella società moderna e globalizzata. Non si sa indolare là, perché è bello, per noi cominciare. Io ci ho fu per barcone, lì ho visto il guardi, al cresce. Da
Dal castello di Arcano, con le sue imponenti mura merlate, si gode una meravigliosa veduta sulle Alpi e sulla collina di San Daniele in particolare. A San Daniele non vi indove per sciurs, ma vi chiere, aghe, collines, un paesaggio unico. Qui, da ogni San Daniel, è qualche poce di aghe. Il più famoso è là di San Daniel, però disegno in verità è fra il confine, fra Ruvigne e San Daniel. Allora, chi si assore palù? Una volta chi era nel fornace che llevava in l'argile per fare disegno il Madon. Le sponde del piccolo lago naturale di Ragogna sono un tormentato intrico di essenze vegetali, che ospitano una grande quantità di uccelli e animali. È un romantico scrigno liquido di quasi 12.000 anni, ciò che resta dell'antico ghiacciaio del Tagliamento. Poco più in là fa bella mostra di sé il piccolo laghetto di Cornino, dalle incredibili trasparenze. O è di frutta, qua anche per prime volte, e io tutto il lago di Cornino. Sono restata incantata per i colori, le trasparenze, colori che non sono mai cambiati, anno dopo anno, stagione dopo stagione. L'agricoltura qui in collina convive con la suggestione di molti spazi ancora genuini. Le scene sono condivise con castelli, chiesette votive, insediamenti storici e bellici e tortuose strade rurali che si integrano perfettamente con le architetture essenziali dei caratteristici borghi. Chi in culine, l'agricoltura è ce che è, però non le cambierai con gli altri. Cence aghe alle difficili porta chiesa e raccolte, però ho confido in sempre dall'aiuto al Signore. Risorgive, torbiere, praterie, boschi di latifoglie, e naturalmente i terreni coltivati a cereali e vigneti concorrono a creare oggi i tanti ambienti di interesse naturalistico che sono ornati da solitarie strade campestri e alberi monumentali. Piccoli affioramenti lacustri e minuscoli corsi d'acqua disordinati creano spazi di primitiva bellezza, valorizzati dal frassino, dal pioppo, dai platani, dagli olmi e dalle querce. Noi si inchiedo i pasci dal paese di Coder, che è il paese al formadi. A non us plash tanti formadi fatti in tutte le maniere, ma la maniera che è più buona è il fricco fatto con le patate. Anche i modesti cespugli che delimitano i campi si vestono in autunno con i colori di una tavolozza incredibile. La stagione del gelo,
offre fondali spettacolari per l'intensità delle armonie cromatiche. Sono in gioco il bianco della neve e l'azzurro intenso del cielo, che si impasta con i vapori grigiastri delle nubi. Le zone qui di Maian, Buie e Osoo, le monne vin tante sorgive, sono restate tante sin manco anche. Non le ains che tengono a torchi le zone, lins, agac, platano, venchiar, pol, anche se sono materie pure, calcolate che di no, si arriva a tirare fuori tante robuste bieles, come quel qui che le fatti in chiarpin, oppure quel qua anche, che è una roba vecchia che di noi le droppava in sempre, che l'aveva in te chiamare. Prevalgono i toni freddi e bluastri che ridipingono il paesaggio con note algide e polari. Brina e Galaverna sono i compagni quotidiani di molte alture, che in particolari condizioni assumono sembianze fiabesche. Anche la nebbia invernale a volte si dissolve nell'intrico di rami e cortecce in un boccascena spettrale, dal quale emergono come merletti i rami imbiancati dal ghiaccio. Attraversato il tagliamento verso ovest, si entra in un territorio, il Pordenonese, che mostra connotati architettura profondamente diversi da quelli della zona orientale della regione. Valvasone, con il suo castello, i suoi stretti vicoli, le rogge, gli angusti portici e i relativi richiami storici, evidenzia architetture e impianti urbani molto particolari. Anche il castello di Zopola racconta la sua storia. E senta il Savitese, che la zona è tutta di pianura, però in questa pianura è un bel paesaggio. Qui ci sono tanti rivi, il paesaggio è bello, sono alberi, di tutti i tipi, arcassi, poi tanti aghi con tanti risorgivi. E sono anche tanti belli villeschi, che riguardano il stile veneziano di una volta. San Vito al Tagliamento, una piccola cittadina del Pordenonese in cui si parla il friulano occidentale, condito talvolta con i richiami del dialetto veneto. Il mercato settimanale nei paesi del Friuli, come questo di San Vito, è ancora oggi un appuntamento irrinunciabile ed è un'occasione per qualche acquisto nel colorato mondo delle bancarelle. Pordenone dichiara un piglio da città moderna. Gli edifici di cemento hanno infatti circoscritto e soffocato quel poco che resta del suo bel centro storico e delle sue ombrose stradine riparate dai portici. Thank you.
una volta chi era in solo magreis, claps e miseria. Adesso col team, con investimenti, con la buona volontà, ti si arrivassi, insomma, a creare una zona che funziona. È veramente difficile pensare che nel territorio dei cosiddetti magredi, in questa gigantesca colata di sassi, si possa vivere di ciò che la terra è in grado di offrire. La buona volontà della Inta si ottenge a livello artigianale. Tanta Inta è partita da Spilimberg dopo aver frequentato la scuola del Mosai. Mentre dal punto di vista turistico e culturale, vin un duomo che è meraviglioso, vin un ciscel e vin tutta una serie di palazzi. Inta dai paesi di Donia, tipo Volezon, che ha una borgata medievale perfettamente conservata. Nonostante le devastazioni del terremoto, i palazzi decorati di Spilimbergo sono rinati a nuovo splendore. Un vero patrimonio artistico che trova il suo apice nell'affascinante castello. Piccola fontana tra le case annuncia la spettacolare architettura di Poffabro, un piccolo villaggio ai piedi delle prealpi pordenonesi. L'incanto del Friuli si apre a est, nella zona di confine con la Slovenia. Dall'aereo si apprezzano i dolci declivi dei colli orientali, gli ordinati vigneti, i nuclei urbani che trasudano una storia antica. E, come per incanto, seguendo il corso del Natisone, appare Cividale, che racchiude meravigliosi scorci paesaggistici e un passato millenario. Cividale del Friuli, l'antica Forum Iuli di Giulio Cesare, è la naturale porta d'ingresso della Slavia friulana, quel territorio delle Prealpi Giulie che qui si identifica con le cosiddette valli e che si chiude ad est in prossimità del confine con la Slovenia. Le nervose e limpidissime acque del Natisone fluiscono tra le sponde dirupate di conglomerato e si placano come per incanto sotto le volte del Ponte del Diavolo. Qui le testimonianze del passato evocano matrici di origine celtica, veneta e longobarda. Dall'alto, verso nord, si aprono le boscose quinte dei primi rilievi prealpini, con la veduta sui castelli di Faedis. Una veloce virata a sud porta a scoprire i nuclei urbani della pianura cividalese, con i suoi ordinati poderi delimitati dai gelsi e dai filari di vite. Il Natisone è un fiume magico che mette in scena la natura nel suo abito più sfavillante in ogni stagione dell'anno e in ogni anfratto inumidito dalle sue acque. Prima di As, è sempre stato un paese puer. Pace che è la natiara di classe e con pochissima aga. Pur senza essere utile all'agricoltura, il Nadison rappresenta comunque uno dei paesi più vieille caratteristiche del circondario. Thank you.
le alture oceaniche che costeggiano il Natisone si addolciscono e si infittiscono di vigneti fino ai colli di Butrio. Nelle pianeggianti campagne della zona si apre un eccezionale e vastissimo angolo di campo sulla cerchia delle Alpi e delle Prealpi. L'ambiente è stato scolpito per fare spazio alla vite e alle coltivazioni di cereali, ma ha conservato bene le sue peculiarità, con vedute meravigliose di boschetti di latifoglie che ombreggiano torrenti nervosi e fioriture multicolori sullo sfondo del Matajur. Nelle valli del Natisone si entra. È come varcare la porta di una cattedrale per sentire la potente presenza di un'entità talvolta sconosciuta e grandiosa, quella di una natura unica che sovrasta ogni presenza umana e che impone i suoi ritmi e le sue regole. In queste doline sono un svet vas drugac, kuk se more pensat, tak so zlo particolarne, imajo njih dobrota, njih slave reči. Znalo smo povedati, da ljudje počasi v teh zadnjih letih so šli vsi v ostalih vase, a ne nimar manj ljudi in manj otrok. Vasi so zapuščene, hosti so nas zezmahali, ma tole nam bo pomalo, da ljudje nas pridijo gledati, kot da bili dureki. Le valli sono uno scrigno prezioso, dominato dall'imponente mole del Matajur. Le tradizioni, la lingua, gli antichi saperi, le pietre dei vecchi edifici e la cultura di impronta slava restano per fortuna saldamente e caparbiamente custodite dai pochi valligiani governati ancora oggi da una natura straordinaria e meravigliosa. Le valli del Natisone sono anche il contenitore di un'incredibile quantità di fiori che a giugno danno spettacolo in un tripudio di petali e corolle. La stagione del gelo dipinge spettacolari immagini nelle valli del Natisone per l'intensità dei colori che mettono in gioco il cristallino biancore della neve e l'azzurro intenso del cielo. La luce del sole appare all'improvviso dietro qualche cresta boscosa e il nero profondo dei versanti settentrionali esalta i toni freddi e bluastri che richiamano sensazioni algide e polari. Angar pride ad an corwon paride ha obie ma te zames tu nie haroke. Nelle valli si scoprono sempre cose nuove e insolite. Si possono anche immaginare i personaggi leggendari, come le Crivapete e i Lintver, che popolano i boschi assieme agli spiritelli e piccoli mostri. Gli unici suoni percepiti tra la vegetazione sono prodotti dal canto degli uccelli, dagli echi del vento o dall'incalzante gorgoglio dei torrenti e dei loro minuscoli salti d'acqua. Ogni stagione impreziosisce il bosco romagno, tra Cividale e il Coglio, con sempre nuovi addobbi e tinteggiature. L'intensità e gli incredibili passaggi tonali del verde
sono gli elementi distintivi dell'atmosfera di questo luogo, a modo suo elegante, ricco di una flora esuberante che esplode a primavera in una festa di colori vivaci e di sfumature intense, degne di una straordinaria collezione. Talvolta la contemplazione di queste opere d'arte vegetali e il silenzio interrotto dal vivace sussurro del vento offre spunti di riflessione sull'armonia della vita che prende avvio da piccoli dettagli e dalla fusione di minuscoli elementi. I vigneti dei colli orientali del Friuli si inseriscono fino a Butrio in un paesaggio gradevole e luminoso, ricco di un'antica tradizione nella coltivazione della vite e nella preparazione di grandi vini. Gli imponenti terrazzamenti sulle colline euceniche mostrano una bella texture geometrica, arricchita dalle linee eleganti delle ville padronali. Non altri schio facendo un vendi qualità, in particolare rifos di faedis. Il rifos di faedis, per farsi al mio ora, ha bisogno di tanto tempo. Per avere una qualità superiore, è fondamentale arrivare a avere piante equilibrate. I migliori vini delle colline orientali del Friul e i più conosciuti sono il Friulano e il Sauvignon. Però non dobbiamo smentearsi dal Tacelenghe, dallo Schioppettino, dal Pignol, che sono i vini della Susca. Le tinte fredde autunnali della luce si mescolano ai toni caldi e ramati dei vigneti. L'atmosfera dei colli orientali e del collio goriziano è corroborata dalla nobiltà enoica di queste terre e si affina ulteriormente in un intreccio di incantevoli colline che lambiscono la città di Gorizia e il suo castello. Thank you.
Marmi preziosi e pietre nobili ingentiliscono le facciate delle ville importanti a nord-est di Udine, ma anche i sassi arrotondati dei muri delle case più modeste, pur nella loro ruvidità, trasmettono la solida ostinazione e le fatiche di chi li ha pensati e composti. I paesi trasudano scorci rurali pittoreschi in un continuo cambio di scenari sullo sfondo delle Prealpi e diventano essi stessi protagonisti di incantevoli panorami, ritmati dalle superfici dei coltivi e dei vigneti. Risalendo la valle a nord di Tarcento, una piccola diga, quella di Crosis, trasforma il piccolo canyon scavato dal torrente in un luogo esotico e misterioso. È l'ingresso nell'alta Val Torre, dalla quale si entra nel mondo delle Prealpi Giulie. Qui a Tarcento l'imponenza e l'ingombro delle montagne chiude la pianura in un anfiteatro che lascia intendere angoli romantici in tutto il territorio, quello che va dal torrente Torre al Cornappo. A ridosso delle Prealpi la cittadina è costellata da bei palazzi e interessanti architetture ed è circondata da fitti boschi di carpino, frassino e roverella. E finisce in Lisculinis Morenicis, e di chi a poc che si vio già il Tor di Artigne e comincia in Lisnistris Mons. Che chi è sempre stata nella zona di passaggio e alle passate anche il terremoto, ma ho sempre tenuto la nostra storia, infatti ho vinto in paesi come Artigne, Glemone e Vencion. Alle spalle del castello di Artegna si scorgono i primi importanti rilievi che sfiorano i 1300-1800 metri di quota. Sono un eccezionale e straordinario balcone panoramico dal quale si abbraccia tutta la regione, fino alle pianure venete. Da qui ci si affaccia sull'estesa pianta urbana di Gemona, con i suoi tesori rubati alla devastazione del terremoto. Primo fra tutti, lo splendido Duomo. Dal ponte di Braulins le acque del Tagliamento sembrano sgorgare direttamente da Venzone. Siamo quasi in montagna ed è l'ultimo centro urbano del nostro viaggio tra le pianure e le colline del Friuli. Venzone. Millenni di storia annientati in pochi secondi dalle terribili scosse del 76. Un miracolo la sua ricostruzione. Pietra dopo pietra, la cittadina è tornata al suo splendore originario, dominata dalle Alpi che si elevano a poca distanza. C'è ancora molto da vedere qui in regione. A fare spettacolo da qui verso nord è ancora la natura. Quella delle nostre montagne,
I profumi mediterranei d'ora in avanti si mescolano con le essenze resinose dei nostri boschi e con i venti freschi e puliti che scendono lungo le vallate alpine tra le luci intense ed affilate dei giorni belli che donano alle vette connotazioni sacrali. In queste montagne sopravvivono ancora piccole enclave linguistiche, quelle della Carnia, di Sauris, della Val Canale, della Val Resia, che racchiudono lo stesso amore per questi ciclopici e inospitali regni di pietra. Arrivà in Chiarnio, a vuol dire entrare in un puest salvadi e con putio in. Al può dare se me ha un problema, ma al può dare se si anche un valor. Zwischen Österreich und Slowenien, die Julischen Halben sind das Herz unseres Gebiets. Insomma, io sono da un serrasaione e che mi posso uscire. Il racconto di campi, colline, fiumi e città termina dove cominciano le montagne. Resta comunque negli occhi la tavolozza magica di quella luce che si spegne alla fine del giorno friulano. Teme vite o hai viotut tain lux, ma in nessun o hai chiatat l'anime di un'etiare così generose e differente. Tagno picciul o hai cirudit ignile di cont, così come che le hai ereditate dai vons, biele e plene d'inchiant. O brami che i miei fis, e podet ingioldile anche mo, come che ie, partan chiain savigni.